Ciao a tutti Christians e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi vi parlerò del nuovo aggiornamento che è uscito oggi, che è il 6 luglio 2022. Allora, oggi sono arrivati due nuovi, cioè due nuovi, nel senso, sono tornati due cavalli magici, che sono l'Umbra e Layla, che io sinceramente adoro, e c'è una nuova gara limitata di Guglielmo Gadea. Allora, partiamo subito dal fatto che questa gara è per i cavalli iberici. Allora, perciò sono praticamente come potete vedere qui dice: questa gara di montata da lavoro è stata allestita nel padiglione, quindi alla pista del maneggio. L'accesso è consentito esclusivamente con andalusi, lusitani, pasofino e tutte le loro varianti magiche. Quindi per esempio Sakura, Birch, Ayla, Umbra e Fonsi. Allora, ecco qua, questo è Guglielmo Gadea. E comunque ci sono degli sconti. Allora, l'andaluso è scontato del 25% e costa 715 Star Coin. Invece il lusitano è scontato del 30% e ora costa 665 Star Coin. Quindi se non li avete, affrettatevi e comprateli. Però sono esclusi i cavalli acquistati sull'App Store Stable Horses, quelli costano uguali a prima. La ricompensa è di 500 SP cavallo, perfetto. Allora, devo ancora scegliere con quale cavallo ci andrò. Poi c'è la riduzione di prezzo per lo Shire. Questi giganti buoi sono semplicemente meravigliosi e vorrebbero tanto trovare un posto nella tua stalla. E li possiamo comprare a sole 475 Star Coins. Sono veramente pochi. Ecco l'Umbra e Layla. Questa è l'Umbra e questa è Layla. E nel negozio bonus è arrivato questo nuovo sottosella. Bene, andiamo a vedere tutto. Comunque, ragazzi, cosa che non vi ho fatto vedere. Ci sono anche pacchetti da 5.000 e 2.000 Star Coins con il gattino dell'Umbra e la volpe dell'Layla. Quindi gli animaletti dei due nuovi cioè dei cavalli magici che sono tornati. E naturalmente però sono rimasti anche il Sedna ed il Proteus e i loro animaletti e anche le offerte. Ecco ragazzi, oh mio Dio, sono qui. Allora, ora sono con Cherry. Ok. Oh mio Dio, ragazzi, eccoli. Ecco l'Umbra e Layla. No, vabbè, ragazzi, che belli. Allora, partiamo dal fatto che a me piace troppo l'Umbra. Però purtroppo non hai soldini per comprarlo, vabbè. L'Umbro è troppo bello. Sarebbe, se non erro, un andaluso. Sì, un andaluso magico. Guardate che bello. Io lo chiamerei tipo Fire Galaxy perché mi ricorda una galassia di fuoco. E questo è il manto da cavallo normale e a parere mio è stupendo. Le sfumature rosse in fondo alla criniera e alla coda sono bellissime. Stupendo ragazzi, seriamente non so cosa dire. Comunque, allora, questo è l'outfit che ho preso al Festival dell'Equitazione. È molto carino, il Festival Sogni sul Lago, mi pare. Non mi ricordo sinceramente come si chiama. Sì, Sogni sul Lago ed è stupendo secondo me. Poi abbiamo anche mi hanno dato anche dei cupcake che quasi quasi li vendo e questa felpa, diciamo, molto carina. Comunque, quella è l'Umbra che io vorrei tantissimo. Poi c'è Layla che è sempre un oh mio Dio, lei ce l'ha. Mamma mia. Layla che è sempre praticamente un andaluso. Beh, veramente molto bello anche questo. Solo che gli outfit non mi ci trovo molto bene. Anche il manto non magico è stupendo a parere mio. Questi cavalli sono bellissimi. Se avete l'opportunità di comprarli, comprateli, fatelo immediatamente perché sono strabelli. Naturalmente ognuno ha i suoi gusti. A me piacciono tanto, poi a voi magari possono anche non piacere. Allora, questa è la volpe dell'Ayla. Oh mio Dio, raga, no, vabbè, no, vabbè, no, vabbè, che carina! E questa la potete trovare nel pacchetto di 2.000 o 5.000 Star Coins. E anche questo gattino lo potete trovare nel pacchetto di 2.000 o 5.000 Star Coins. Mamma mia. Che carino. Vabbè, quindi allora ragazzi, se voi potete comprare un pacchetto io vi consiglierei. Allora, se volete spendere poco vi consiglierei quello da 2.000 perché potete comunque prendere due cavalli, quindi l'Umbra e Layla.
e gli animaletti sono gratis. Comunque, vabbè. E dopo questi adorabili animaletti, direi di tornare alla stalla per prendere o il nostro pasofino o insomma, vabbè, quello che è. Un pasofino. Chi prendiamo, ragazzi? Non lo so. Raga, chi prendo? Vabbè, intanto andiamo alla stalla. Intanto, prima di tutto, andiamo. Eccoci qui. Comunque, sì, ho la cosa Orange Station. Ma ve l'avevo già detto o no? Non me lo ricordo. Vabbè. Dai, entra. Allora, chi prendo, ragazzi? Posso prendere il pasofino? E allora, io posso prendere il pasofino, il lusitano, l'andaluso. Chi prende il mio pasofino? Dai, sì. Ma secondo voi questa attrezzatura la posso mettere al pasofino? Mi preoccupo più che altro per la testiera, perché mi sa che non gli può stare questa testiera qui. Allora, intanto gliela provo. Intanto, corri. Però non penso proprio li possa stare. No, mi sa di no. Allora, apriamo. Ciao, Goldie. Ma no, lo chiamo... Vabbè, lasciamo perdere. Vediamo, per favore. Allora, scommetto 30 miliardi di... Oh! Gli sta! Raga, no, vabbè, gli sta! Non pensavo, seriamente, ragazzi. Ok, prendiamo tutto l'outfit da Cherry. Oddio, che è? Togliamo tutto! Togliamo Toto! Toto! Comunque, gli Star Coins... Cioè... Ne ho 54 per ora. Perché naturalmente le ultime settimane ne ho presi 100, 100 li ho spesi. E vabbè. Bene, ragazzi, andiamo a mettere tutte le varie cose su Gold. Tutto sella. Testing care, ok, si possono mettere. Dov'è la sella, raghi? Sapete quante volte me lo fa sto glitch della sella? Guardate che carino! Stupendo. Bene, andiamo subito a Vigierie. A Vigierie. Questa gara alla pista del maneggio. Andiamo subito. Subito a Vigierie. Comunque, sì, rigorosamente con la sua coccarda del terzo posto al campionato di Firgrove. Rigorosamente. Bene, andiamo subito alla pista del maneggio. So già che ci sarà una marea di persone, ma lasciamo perdere. Mettiamo il volume a zero perché a me dà stranoia quello del van. Però lasciamo dettagli. Comunque, forse ve l'ho già detto, anzi molto probabilmente, però io, cioè domani uscirà comunque il video... L'ultimo episodio della serie Zoccolo Sud. Allora, ecco Guglielmo Gadea. Beh, stranamente non ci sono persone. Ma forse l'hanno fatta tutti a un'ora, cioè non a quest'ora. Vabbè, comunque. Parliamo con lui. Ciao, non trovi anche tu che sei... Sì, è stupendo, bla 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 bla, voglio fare la gara! Parla con Guglielmo. Ok, raga. Io skippo tutto, perché tanto a me interessa solo la gara. 500 XP. Ok, andiamo. Oh, bello, infatti questo è Monte da Lavoro ed è, mamma mia, carino. No, vabbè, che carino, raga. Vi ripeto, si può fare con... Ah! Oddio, raga, questa gara si può fare con Lusitano. Ah! Andiamo bene, sono romana. No, scherzo, non sono romana. Vabbè, comunque. Questa gara, vi stavo dicendo, si può fare con Lusitano, poi, Andaluso, Pasofino e i loro, cioè, le loro trasformazioni magiche, tipo Umbrail, eccetera. Quindi, insomma, io lo potevo fare sia con Angel che con Magic Amber che con Gold. Ho deciso di venire, oddio, ma io ho dei problemi. Ho deciso di farla con Gold perché era tanto che non cavalcavo il mio adorabile pasofino. Vabbè, è un pochino difficile, ragazzi. E sinceramente, cioè, queste gare qua di monta da lavoro non è che mi piacciono tantissimo, però vabbè, non è male. Ecco, gara per l'Azza Cavalli di Jorvik, troppo stupendo. Ecco, per esempio, lei aveva, in teoria, quello è un... Aiuto, fermo. Un... Lusitano, in teoria. Prendiamo questa bottiglia. Ecco. Perfetto, parliamo. Ok, questa è stata la nostra gara. Ma che mi è andato nel... Ciaone. Che mi è andato nell'inventario?
non so, mi è andato qua. Ah, la bottiglia, vabbè, lasciate perdere. Allora ragazzi, questo video, cioè, penso sia stato un po' breve, perciò andremo, tanto per fare qualcosa, andremo a vendere questi due cupcake che mi hanno dato al festival dell'equitazione al gioco della pesca. Vendiamoli, sì, vai. Ne. Sì. Perfetto. Bene ragazzi, questo video finisce qui, cioè almeno... Ah, aspettate, no. Prima vorrei verificare che... vabbè, i cavalli sono sicuramente scontati, ma verifichiamolo ragazzi, perché non penso sia durato tanto questo video, quindi... Cioè, non lo so sinceramente, raga. Però... Vabbè. Vabbè, allora, verifichiamo degli Shire. Verifichiamo gli Shire che sono sull'isola Paddock. I Lusitani e quelle cose lì. Cioè, secondo me è vero. Poi, volevo verificare gli Shire perché, ecco, in teoria... No, aspettate. Ma qui... Ah già, raga, me l'ero scordata. Gli Shire sono andati al mercato dei cavalli di Ferdinand. Visto? Qua ci sono altri cavalli. Oh mio Dio. No, vabbè, raga, questo è l'usitano che c'era a Forpinta. Oh, oh mio Dio, voglio vedere che cosa... Voglio vedere se a Forpinta c'è un altro cavallo lì in vendita. Magari c'è un pony, che ne so. Per esempio, prima c'era un pony chicotage, mi pare, tanto tempo fa in vendita. Aspetta. Dove devo andare? Forpinta, sì. Dai. Ok, così dopo aver visto se c'è un po' di qualcosa, possiamo anche andare direttamente da Ferdinand. Dai, sto aspettando te. Bene. Sono straeccitata, raga. Vediamo se c'è qualcosa. Oh! Oh, oh! Qua è cambiato praticamente tutto. Cioè, oh mio Dio! Raga, oh mio Dio! Oh mio Dio, raga, no vabbè. No vabbè. Oh mio Dio, hanno cambiato di posizione. Oddio, che figo. No vabbè, adoro. E qua c'è un sacco di cavalli, mamma mia. C'è un American Quarter Horse, che però, cioè, in teoria... No, no vabbè, hanno tolto i limiti, raga. Hanno tolto i limiti. Cioè, questi cavalli li possono acquistare anche i noob. Cioè, quelli... Oh mio Dio! Vediamo cosa c'è. Allora, c'è un American Painters, quello che vorrei. Cioè, io ce n'ho già uno, però mi garbo anche quello. Un American Quarter Horse, un Pony Gotland. Che carino! Poi un Percheron, un Pasofino, un cavallo islandese, che tra l'altro è quello che ho io. E un arabo. Ma hanno tolto anche questo la restrizione. Wow! L'arabo c'era già prima. Oh mio Dio, guardate che bello questo Pasofino. Mi garba tantissimo. Già, guarda, sei della stessa razza. No, fermo, dove vai? E nulla, ragazzi. Allora, andiamo a vedere un attimo gli Shire. Gli Shire. Velocemente, perché ho paura che il video stia durando troppo, ma... Questi sono dettagli. Veloce! Cosa vuoi fare con questa qua col frisone che va a zappe ferme? Comunque, questo set che vi hanno dato lo trovavate alla pesca dei... alla pesca giornaliera. Bene. Comunque qua ce ne sono tre di cose. Ora forse... No, sono sempre tre. Vediamo se si trovano qua, perché io avevo capito che si trovavano qua gli Shire. Raga, ma dove sono finiti gli Shire questi... quelli... ma... Perché, cioè, io avevo capito che erano finiti qui, ma mi sa di no. Dove sono? Dove siete? Non vi trovo. Vabbè. E niente, ragazzi. E purtroppo non si potrà verificare le cose del prezzo, perché non li trovo, li share, però. Vabbè. E niente, io vi saluto. Ciao, Equestrians!